Una stretta sui controlli da subito, a cominciare dai cantieri edili. La decisione è emersa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato con urgenza dal prefetto di Como all'indomani dell'ennesimo incidente sul lavoro. Al tavolo forze di polizia, ispettorato del lavoro e ATS. I controlli cominceranno da subito, mireranno sostanzialmente a verificare non soltanto gli aspetti di sicurezza, ma essendo, come dire, la carenza di sicurezza figlia di altri fenomeni che pure devono essere attenzionati, mi riferisco in particolare allo sfruttamento di manodopera, saranno verificati anche questi aspetti. Aveva 40 anni, origini albanesi e residenza a Lurate Caccivio, l'operaio morto ieri pomeriggio a Colverde, poco lontano dal confine con la Svizzera, il settimo morto sul lavoro nel Comasco dall'inizio dell'anno. E aspettiamo che ci sia la convocazione di un tavolo sulla sicurezza con il sindacato e le parti sociali. Noi pensiamo che le imprese devono capire che investire sulla prevenzione e sulla sicurezza non è un costo, quindi non deve essere un fastidio. Fermate la strage, l'appello di CGIL, CISL e UIL, che solo 15 giorni fa erano scese in piazza a Como dopo la morte di altri due operai.